Per noi dell'ARCI questa occasione del Terni Festival, del progetto delle quattro danzatrici, è stato molto importante, perché siamo costantemente alla ricerca di occasioni di conoscenza, di incontro, diciamo così, anche di integrazione tra le persone che ospitiamo, che si chiamano a volte beneficiari, utenti, migranti, profughi, diciamo le persone, e il tessuto del nostro territorio, della città. Qui abbiamo solo alcuni dei ragazzi che hanno partecipato, perché devo dire che le danzatrici sono riuscite a coinvolgere un bel gruppo di persone in un evento che è della città, e quindi per noi questo è un elemento davvero molto importante. Abbiamo Yaya, Yoshi e Anzu, che sono tre tra i ragazzi, che sono ospitati al Ferentillo, e rappresenta un punto di inizio questa esperienza, perché vogliamo veramente costruire dei ponti all'interno del nostro tessuto sociale per far conoscere le persone. Soltanto una piccolissima riflessione: ieri Bauman, su un'intervista a Repubblica, sottolineava che non si può più affrontare il tema dell'immigrazione come un problema, ma è un fenomeno connaturato con la contemporaneità. È un'immigrazione diasporica, così la definisce lui, che ha a che fare col tipo di sviluppo che abbiamo scelto di perseguire. E quindi con le persone, i cittadini che vengono da altre parti del mondo, abbiamo l'obbligo di confrontarci e di iniziare a capire con molta tranquillità e anche con tempi lunghi, per comprendere quale relazione è possibile.